magari così velocemente, che leggo qui dalla sua scheda, il mio laureato in scienze politiche alla Sapienza di Roma, scientifico in scienza politica economica, sulla presenza cinese in Italia, che è interessante perché ha provocato qualche problemino, quindi sarebbe anche quello fermo, anzi, ma adesso possiamo dilungarci dopo. Ha svolto attività diciamo, il campo della, pubblicistico, il campo giornalistico, sì. E per assumere è responsabile di una, un direttore del periodico, è Paolo Guei, che è un periodico online che tratta di economia, società e costume, che effettua delle analisi geopolitiche. Ci dica il suo pensiero da su tutta questa tematica. Tutta questa tematica della recessione, cioè il problema fondamentale è appunto di ordine economico. Fondamentalmente sono qui per parlare della come ho interesse appunto a disporre e come farlo ripartire quelle che sono le piccole e medie imprese. Perché il problema fondamentale che ci riguarda è appunto quello del commercio e quello delle imprese. Lo stesso problema del lavoro, se in realtà le stesse aziende non sono in grado di offrire lavoro, i lavoratori non possono occuparli. Quindi non è un cane che si morde la coda. Quindi il problema che voglio affrontare riguarda fondamentalmente le piccole e medie imprese. Una domanda: chi è che ha un'azienda, un'attività? Il presente c'è qualcuno che ha un'attività, una sola persona. Tu. Che attività? Tu. Tu, che attività? Un ristorante. Vabbè, come tutte, quanti dipendenti ha? 5. Ha 5 dipendenti. Come tutte le attività attualmente soffre, anche se mi sa che il settore della ristorazione, dato che le persone fino alla fine del giorno saranno costrette a mangiare, probabilmente si sente, allora se si sente anche per un settore del genere, si riduce il settore industriale, comunque di vendita, fallimentare, quello che può significare. Le piccole e medie imprese, a livello europeo in realtà per piccola e media impresa che cosa si intende? Si intende per piccola è un'azienda che ha un numero minore di 9 addetti, cioè di 9 dipendenti e lavoratori. Per media invece sono 50 dipendenti o addetti, quindi un numero superiore ai 50. Mentre per un'azienda piccola media impresa più grande passiamo ad un numero di 250 addetti. Quindi in pratica l'analisi fondamentale per l'Italia è che l'Italia vive sulle piccole e medie imprese, sono quelle che appunto riescono a dare lavoro. E un'altra domanda fondamentale che appunto sono censite 3.956.000 piccole e medie imprese. Siamo a 4 milioni, questa in realtà è un'analisi svolta dagli studi della Confcommercio del 2009 e il riporto invece ne hanno chiuse parecchio questo, sì, questo la fregata, io ho i dati recenti, io purtroppo dati più recenti sono qua, sì. Siamo intorno ai 4 milioni di conti, purtroppo ci sono una serie di imprese che stanno chiudendo sì, in questo momento storico stanno chiudendo, la nostra è fondamentalmente comunque hanno una l'azione depressiva delle misure economiche, tassazione, accese della benzina, sta provocando il controllo dei consumi e dell'occupazione. Quindi, il controllo dei consumi significa proprio anche dell'occupazione, proprio della produzione. Ecco perché siamo in una fase difficile, siamo a metà del quadro, 2012, se non riusciamo a superarlo, non riusciamo più, sarà l'anno prossimo. Il nostro amico Vitale dice un'altra cosa, c'è un fatto psicologico che è importantissimo, certo. Non gira più denaro perché chi ha 100 euro in tasca si ritiene ben distretto. In realtà gli finiscono anche per tributi, esatto. Mentre John Maynard Keynes, citato dall'amico Bianchi, sosteneva che se il nostro amico con 100 euro va dalla signora e spende al suo ristorante, la signora gli dà un suo cameriere riporta la moglie, eccetera, siamo in tanti ad avere 100 euro. Si chiama velocità di rinvolzione. Perché il problema fondamentale è che in questi giorni si sta discutendo del nuovo articolo 18, ovviamente se le aziende chi è che può offrire lavoro? Il punto di partenza è chi è che può offrire il lavoro? O lo si crea, cioè nel senso che io decido di aprire un'attività, ma ovviamente bisogna già partire con un minimo di capitale, per poter aprire un'attività bisogna avere un'idea, oppure lo Stato che attraverso la pubblica amministrazione, i concorsi offre lavoro, oppure chi altro può offrire? Le aziende, e per aziende non esistono solo le piccole e medie imprese, ci sono anche le multinazionali che bisogna affrontare un po' il discorso delle multinazionali. Io fino ad oggi non sono stata una grande sostenitrice delle multinazionali, però ho svolto un'attenta analisi sul motivo per cui invece bisognerebbe insistere affinché le multinazionali restino in Italia. Cioè
La domanda che i nostri politici dovrebbero fondamentalmente porsi prima di tutto è perché le multinazionali, anche quelle italiane, vanno via dall'Italia. Perché vanno via? Non solo che non siamo attrattivi per le multinazionali straniere, ma non siamo attrattivi neanche nel tenerci le nostre multinazionali. Le multinazionali appartengono all'apparato della catena produttiva, sono dei produttori, producono, sono in grado di dare delle commesse, di dare delle commesse a quelli che possono essere distretti industriali, quindi riuscire anche a sanare quelle che sono le piccole industrie che vivono in Italia. E una cosa invece fondamentale, ancora più importante della multinazionale, oltre a questi fattori, ci danno un numero, hanno bisogno di numeri enormi di lavoratori. Quindi si crea occupazione facendo restare la multinazionale in Italia. Ma nella denuncia dei redditi che cosa avviene? Tutte le aziende, tutti i lavoratori, anche le stesse multinazionali devono effettuare la denuncia dei redditi. La denuncia dei redditi comporta PIL, aiuta il PIL, fa crescere il PIL. Nel momento in cui dei colossi, come le multinazionali, decidono di trasferire le loro sedi all'estero, che cosa avviene? Avviene che il loro reddito lo faranno nello stato in cui andranno. Quindi questo che cosa comporta? Una diminuzione di PIL. Noi siamo in recessione perché il nostro PIL non riesce a crescere, continua a decrescere. Quindi, e perché queste multinazionali, perché i politici non si chiedono perché queste multinazionali vanno via? Perché vanno via? Perché noi non siamo in grado di offrire dei benefici che altri stati offrono. Ora il punto non è che vanno via solo nei paesi in via di sviluppo come il Brasile, come può essere la Cina, come può essere l'India, ma addirittura preferiscono un paese europeo come la Germania per andare via. Perché? Perché la Germania offre dei benefici che l'Italia non offre. Cioè, quale azienda finisce per produrre in Italia se in realtà quello che guadagna alla fine è costretto a pagare di più? Ed è tutto un ciclo, perché come ho detto prima, in realtà la multinazionale procura lavoro, dà lavoro, è tutto un circuito comunque legato. Quindi la prima cosa che in realtà bisognerebbe fare è rendere attrattivo il nostro paese internamente per le multinazionali, non solo le multinazionali italiane. Affrontando dei nodi cruciali. Sono fondamentali perché se fossero crescita, se mi vanno a chiedere la presenza, l'articolo che oggi giorno stanno affrontando dei lavoratori, sì, ok, le garanzie, ma le garanzie anche l'imprenditore vuole garanzie, perché anche l'imprenditore è un lavoratore e c'è un imprenditore, il più grande fallimento di un imprenditore è quello di vedere la sua azienda chiudere, il più grande successo è quello di vedere la sua azienda crescere. Per crescere l'imprenditore ha bisogno di lavoratori, è contento, soddisfatto di vedere un numero enorme di lavoratori, quindi non è che vuole danneggiare il lavoratore, cioè questo in realtà dovrebbero rendersi conto tutti, ma dovrebbero rendersi conto in primo luogo proprio gli stessi politici. Quindi la prima cosa in realtà da affrontare è, ripeto, quella delle multinazionali. Sì, ma questi nodi come possono essere sciolti? E come possono essere sciolti? Allora, perché la Germania? Perché va in Germania? Perché offrono dei benefici. Cioè, anche Svizzera, offrono questi benefici, che benefici possono essere? Pagano meno, hanno magari delle aree che offrono delle agevolazioni fiscali. E abbiamo avuto in Italia, in Cassa del Mezzogiorno, abbiamo fatto dei danni enormi. No, noi abbiamo una burocrazia che legge le risposte. Sicuramente io non sono un politico, perché io avrei già creato delle zone che avrei
ci sono due risposte. C'è la risposta di un Monti che tenta una deregulation, che tenta delle semplificazioni e delle liberazioni. La grossa paura degli investitori istituzionali internazionali non è soltanto sulla capacità o meno licenziare in questo momento articolo 18, ma è sulla grande burocrazia dello Stato italiano, e questo è un aspetto, e sulla criminalità organizzata, e questo è un fatto gravissimo in questo paese. Dall'altra parte c'è una risposta dell'industriale forte, l'unica vera multinazionale italiana, perché poi le multinazionali italiane si contano sulla punta delle dita, esatto, Marchionne, che dice: io con la Chrysler sto lavorando benissimo, il denaro che faccio qui piano piano lo esporto fuori. Bravo, ma è quello che hanno fatto il dividendo, il poco sbaglio, già è quello che stavo dicendo poco fa. Ci sono le lavorazioni di legge che c'è un sono tanto la condizione di luce. C'è un sindacato che si trova di da soli, il governo non c'è niente. Fanno in Germania, ma c'è fuori da c'hanno lavoratori tedeschi che sono seri e professionali. Non hanno, signori, non possiamo. L'economia ha mille sfaccettature. I temi che ha sollevato la nostra giovane ma competente amica sono quelli reali del nostro quotidiano. In Europa noi abbiamo fatto l'Eurozona, prima di fare l'euro, prima di fare l'Europa. Noi abbiamo in Europa, signori perdonatemi, noi abbiamo in Europa. Scusate, vorrei una nazione, professore, poi cerchiamo di essere più veloci. Che è nata fra sei nazioni che avevano una storia in qualche modo, se non uguale, simile. Il nostro amico Vitale che ci ha fatto uno scorso storico. L'Europa del Trattato di Roma, Italia, Francia, Germania e gli altri tre da soli ne facevano un pezzettino, perché noi lo chiamiamo Benelux. Poi siamo diventati l'Europa dei 27, ma non sono tutti capaci di tenere il nostro passo per cultura, per leggi. Signori, il codice che c'è in Germania, che si chiama codice delle obbligazioni, nasce dallo stesso diritto romano nostro. I codici napoleonici a tutt'ora in parte, cioè mutati, sputati, applicati in Francia, nascono già. Allora, noi abbiamo una cultura, anche la religione ha un suo perché. Perché comunque ci dà anche quella una storia. A quanto c'è rimasto di tempo? Un'agevolazione fiscale, proprio per garantire una crescita, ma poi c'è anche da fare un'altra analisi, quella di un'equità di scambio, cioè il punto di partenza, noi prendendo in considerazione il paese che c'è più vicino in questa logica che voglio affrontare e spiegare in tutta l'equità di scambio è la Cina. Noi praticamente che cosa facciamo? Noi per un milione abbiamo effettuato uno scambio per un milione. Che cosa avviene? Per un milione diamo 10 Ferrari, ad esempio, alla Cina, e la Cina ci importa 3 miliardi di prodotto. Che cosa accade? Che il mercato è stato, cioè non c'è spazio per una produzione italiana per vendere. Dato che col sistema WTO, col sistema dell'Unione, non è possibile mettere dazi, secondo me in realtà bisognerebbe effettuare una politica per cui ci sia quantomeno una certa equità di scambio di merci, cioè di quantitativo di merci, perché altrimenti noi che cosa abbiamo da produrre? Non abbiamo possibilità di vendita perché la nostra manodopera è troppo cara, ma anche di produzione non abbiamo uno spazio per poter vendere. E in sintesi, quindi punti che in realtà secondo me sono salienti per una ripresa, una crescita delle aziende, che ovviamente poi diventano i politici prenderli in considerazione di affrontarli, perché io se fossi lì già avrei cercato di fare dei passi. E quello, come ho detto prima, garantire attrattività per le multinazionali, creare delle zone a regime fiscale agevolato, effettuare una certa, quantomeno, equità degli scambi di merci, che diciamo è la cosa più alta, poi effettuare un'analisi territoriale dei fattori di vantaggio competitivo per l'Italia e sfruttarli al massimo, nonché un'altra cosa, la cooperazione tra le aziende, cioè effettivamente incentivare un reticolo della catena produttiva italiana e la volontà da parte delle aziende di unirsi in associazioni, perché le associazioni quantomeno un po', cioè chi è che crea questa associazione deve fare la portavoce politico per quelle che sono le esigenze dell'impresa, altrimenti credo a
territorio e dello Stato e di effettuare soprattutto dei tagli alla spesa pubblica. Perché in pratica si è finito per pensare che tutto ciò che è pubblico può essere speso come si vuole e tutto questo pubblico, tutta questa spesa pubblica va gravata sui lavoratori, va gravata principalmente sui lavoratori. Ma gli imprenditori che sono i cosiddetti imprenditori, e quanto spendono dei soldi? Per fare tutto quello che si può intorno alla pubblica amministrazione e quant'altro, ci sono questi imprenditori che scialacquano e scialacquano la carne. Al suo preso, ma quando lui, quando ha detto della moralità delle persone, sia in economia sia come imprenditore. Ma chi sbaglia deve pagare in Italia? Un dirigente che sbaglia, che porta il fallimento del proprio, deve pagare, non deve pagare come in un altro modo. Ma magari, scusate, cerchiamo di... L'imprenditore che fa in Italia è un'azienda, l'Italia deve essere in considerazione come un'azienda. Allora, se io azienda, che cosa fa un imprenditore? L'azienda cercherà di non portarla mai al fallimento. Partendo dal presupposto che l'Italia stessa che deve fungere come un'azienda deve essere considerata come un'azienda e come tale cercare di rendere al massimo i profitti di questa azienda, cercando di limitarla in minoranza. Questo è quanto io in realtà penso, che è l'unico modo per poter, cioè bisogna avere amore per l'Italia, amore così come l'imprenditore, amore per l'azienda, di conseguenza rifarlo sull'Italia. Fin tanto che non c'è questo amore, noi siamo messi nella condizione che come un'azienda che fallisce va all'asta, così l'Italia nel momento in cui dovrebbe fallire, cosa che non mi auguro mai, l'Italia sarà messa in vendita, sarà praticamente preda di tutti gli stati. Sì. Però per noi ci sarà molto il cuore di fare i cittadini. Io dico un grande dolore, perché io amo questa terra. Io amo questa terra e cioè non a caso mi amo, cerco delle soluzioni e dall'impresa che bisogna rimanere. La crescita, la sicurezza. Cosa? Sa, no, come dipendenti, non che si troverà che a casa con la linea e compagnia aereo, hanno comprato una città senza cacciare un metro, senza cacciare un metro, hanno fatto le leggi bloccate, e sono già tirando a dire che non possiamo più curare. Adesso facciamo una cosa, a conclusione è imperfetto. Adesso facciamo un altro rapido giro qui, diciamo, di interventi. Poi, se sono domande dalla sala, ovviamente è giusto che ognuno faccia la, dica la sua, così dice. Quindi, vediamo. Franz, se stai con le Franz, poi si può. Sì, volevo rispondere un po' di signori ad una serie di osservazioni che erano state fatte. Scusa. Una relativa al signoraggio bancario, che secondo me sono questioni su cui bisogna dare risposte. Un'altra relativa al perché non uscire subito dall'euro. Ecco, sono delle questioni secondo me importanti. Mi dispiace per la collega e la compagna di tavolo che arriva soltanto di là, però sono state affrontate anche delle problematiche effettivamente magari un po' di nuovo macro rispetto a queste. Allora, vediamo innanzitutto perché non uscire dall'euro. Qual è il problema? Il problema è sostanzialmente di risparmi che sono accumulati e che sono tenuti da tutti quanti noi. Noi abbiamo scelto in modo, secondo me, sbagliato, aderendo a questa Unione Europea, sul presupposto di poter avere un vantaggio forte dalla stabilità che ne deriva da paesi quali la Germania. Sempre qui in termini di debito pubblico, perché non si è voluto intervenire sul problema della spesa pubblica, in particolare sullo spreco pubblico, perché il problema era quello, e si è cercato di agganciandosi alla Germania di trarre un vantaggio. Se il vantaggio c'è stato dal punto di vista delle bassi tassi di interesse, questo è vero, è stato forte, in realtà si è perso in termini di competitività. Che cosa succede se uscissimo domani dall'euro? Succede semplicemente che se i nostri titoli hanno uno spread di 400 rispetto a quello che è per esempio il bond tedesco, si gira bene o male in questo momento intorno a questi livelli, significa sostanzialmente che in valore effettivo dei nostri titoli sono nella sostanza in 10 anni pari a poco meno del 50%, cioè tutto quello che tu hai vale rispetto agli altri paesi da un punto di vista, perché è monetario, una semplice operazione di valore attuale, non è una cosa unicissima, un titolo che ha 5% di rendimento
quinto anno, e siccome sono sempre pluriennali, adesso c'è stata questa operazione a 4 anni, ma normalmente si parla di operazioni decennali, 5% in 10 anni e 50%. Vi rendete conto cosa vuol dire su un'operazione di carattere pubblico il 50%? Vuol dire che è dimezzato la probabilità dell'operazione. Purtroppo questo sono calcoli matematici su cui un'operazione di quel tipo fu tentata in realtà dall'Inghilterra, allora quando l'Inghilterra non aderì all'euro, alla prima fase dell'euro. In questo caso c'è stato un vantaggio, e questo vantaggio è nel medio periodo. Il vantaggio è quello competitivo, in realtà, ovvero sia sulle esportazioni. Questo è il vantaggio che ci può essere e c'è nel brevissimo, nel lungo periodo, nel medio lungo periodo. Il problema è che bisogna intervenire in maniera rigorosa su quello che è la salvaguardia dei conti pubblici e la salvaguardia dei risparmi e l'inflazione. E l'inflazione che poi potrebbe generare, io sono fortemente pro inflazione, però questa è la mia visione del mondo, è diversa da quella che la possiamo prevalente. Quindi il problema, io ho segnato questa cosa, se le può interessare, l'ho segnato in un articolo che ho fatto un passo borghese, dove proprio si erano i pro e i contro dell'uscita fuori dall'euro e perché in questo momento non è conveniente uscire dall'euro. Quindi una perdita sicuramente secca è quella che sono le attività, quindi la nostra ricchezza, una bolletta diciamo per quanto riguarda gli acquisti di beni e servizi che viene dall'estero rigida, che è quella della benzina, ma è quella anche di tutte quante le materie prime per andare avanti le nostre industrie, perché le nostre industrie purtroppo hanno bisogno di energia, l'energia la paghi dall'esterno, quindi per produrre c'è un costo. Ma non solo energia, ferro, legname, cellulosa. Un aumento forte quindi nella sostanza per quanto riguarda i costi che le imprese devono sopportare e quindi effettivamente una situazione disastrosa. Era meglio non entrare nell'euro, si poteva dire. Adesso come fare? Nel breve periodo la strada è segnata, ecco perché dicono nel breve periodo meglio Monti che qualche altra cosa, perché purtroppo quando ti trovi nei guai non hai altra scelta. Il problema è per il futuro, impostare una politica per il futuro. Allora c'era anche l'idea di fare una doppia circolazione, cioè tutti quelli dell'area latina potrebbero insieme fare un euro latino che insieme potrebbe dare. Naturalmente per fare queste cose bisogna essere d'accordo in tanti, che non si può essere d'accordo in uno, e non è che esiste un non esiste a questo punto, ti ricollego con una cosa che ha detto il dottor Vitali, il problema degli accordi internazionali. Un problema, il vero problema, è nato con la liberalizzazione, con la possibilità che sarà data di libera circolazione dei capitali. Primo errore grosso. Secondo, questo permette al denaro di spostarsi in maniera rapidissima. Denaro vuol dire che è il denaro di tutti quanti noi, è il denaro che si può, che va dove è migliore il rendimento che non dipende dalla produzione, da quello che produci, ma da dove esiste più ricchezza, quindi ne fa più domanda. Abbiamo messo nelle regole e nei clausole si decide la vita o la morte di uno Stato. Andiamo avanti. Allora lei risponde.